Questione asili, come siamo messi, quali sono le ultime novità e che cosa ci può dire ora al di là, insomma, del dibattito barra polemica politica, che insomma quello ci può anche stare. Dunque, noi l'anno scorso abbiamo raggiunto il 98,2% di copertura della domanda, rimanendo fuori 14 richieste, tutte nel segmento che riguardano dai 0 ai 12 mesi, perché il sistema è un po' complesso, un giorno meriterebbe anche approfondirlo. Noi ci occupiamo del segmento che va da 0 a 6 anni, e però mentre da 3 a 6 è un unico blocco, da 0 anni a 3 anni noi abbiamo 3 blocchi, da 0 a 12 mesi, da 12 a 18, a 18 a 36. Soffriamo un po' più nella fascia 0-12, quindi può darsi anche che alla fine di questa prima fase ci siano ancora alcune famiglie che non hanno ottenuto il soddisfacimento. Credo che saranno più o meno nei termini dello scorso anno. Perché dico questo? Perché quello che forse è sfuggito agli occhi di chi guarda è che il processo non è finito ora, ora comincia, cioè noi abbiamo raccolto tutte le domande delle famiglie. Nella raccoglierle abbiamo dato alle famiglie la possibilità di darci delle priorità, no? Rispetto a dove potevano essere inseriti i loro figli. Evidentemente la priorità è tale, poi però il posto è uno, per cui si tratta di capire come fare a poi riassegnare i diversi incastri. Quindi noi siamo partiti con, a prima botta mi verrebbe da dire, il 77% delle richieste già soddisfatte nel posto e nel desiderio. Ora rimane un 23% che è proprio in questo momento, facendo quel lavoro su misura, cioè contatto famiglia su famiglia, che vediamo poi alla fine quanto questo incastro lascia scoperto. Se dovessi fare una previsione, io credo che ancora avremo delle difficoltà nella fascia 0-12 mesi, mentre dovremmo essere, se non al 100%, diciamo numeri molto alti, nella fascia che va da 12 mesi fino a 6 anni. Non a caso abbiamo messo nelle opere pubbliche, c'è qui l'assessore Casi, anche il nuovo asilo nido Colombo, che appunto risponde in maniera, se devo essere onesta, non totalizzante ma molto pesante anche alla fascia 0-12. Certo, l'obiettivo è il 100%, questo è fuori di dubbio, e poi mentre noi guardiamo i numeri ogni famiglia guarda la propria risposta. Quello che è rimasto fuori per lui è il 100% della loro risposta, questo lo capiamo. Poi logicamente ognuno fa politica come può e anche come sa. Lei dice le somme si tirano a settembre. Le somme si tirano a settembre, e tra l'altro si tirano a settembre proprio perché c'è questa modalità di incrociare posti e desideri, altrimenti avremmo potuto fare anche una cosa diversa: chi entra subito entra, poi quell'altro si mettono dove ci pare. Non ci sembrava una soluzione intelligente.